rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. Vangelo che abbiamo ascoltato è una conferma che il Signore è la fonte di ogni verità, di verità parliamo, ed è anche la fonte di ogni grazia. Per la vita eterna è necessario che noi conosciamo Dio, conosciamo i nostri doveri verso Dio. E perché il Signore possa premiare, bisogna lavorare, bisogna guadagnarsi il premio di Dio. E allora, ecco, Dio dà ad ogni uomo questa intelligenza che è della natura, ma sopra l'intelligenza della natura mette la sua luce divina, ed ecco che abbiamo la persona intelligente e la persona intelligente che opera il bene. Quindi la somma della conoscenza e della volontà del bene fanno i santi. La Chiesa è ricca di santi. Ragione bene Gesù. Arrivano anche profeti che non sono mandati da Dio, non hanno ricevuto nessun carisma. Allora sono superbi, sono falsi. Voi li riconoscerete dai frutti, dalle opere. Ed ecco che nella Chiesa continuamente ci sono i pastori, gli operatori di pace, cioè tutti quelli che seguono le beatitudini annunziate da Gesù. Beati i poveri, beati i miti, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, perché di essi è il regno dei cieli, e così via. Quindi, posta la condizione, noi sappiamo che cosa dobbiamo fare. Gli apostoli hanno dato frutti di bene, ma certo, hanno dato la vita per il Signore, sono morti per la fede. I frutti incominciano dal sacrificio della vita, quindi dall'obbedire a ciò che il Signore chiede. Poi nella Chiesa fioriscono i padri
vengono dopo la generazione apostolica e sono tanti e hanno scritto delle cose meravigliose di cui bisogna nutrirsi per capire bene non soltanto le parole del Vangelo ma lo spirito del Vangelo. Poi vengono i dottori della Chiesa e incomincia più profonda riflessione su tutto quello che Gesù ha annunciato, sulle tradizioni dei padri e su quella verità che parte proprio dall'intimo del cuore ed è la sede ed è la prova che noi desideriamo veramente di conoscere e amare Dio. I dottori della Chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, e poi vengono più tardi San Bonaventura, San Tommaso, siamo già oltre il 1000, poi vengono tanti santi, finisce l'epoca dei padri e dei dottori, comincia l'epoca di una santità, direi, proprio tutta democratica, tutta popolare, e la Chiesa si riempie di questi santi, una costellazione infinita. Il calendario non li contiene, noi ne scriviamo due, uno, tre nomi, non più di tre nomi in un calendario, ma in paradiso sono milioni. Su 365 giorni non possiamo mettere milioni di nomi di santi, però sono lì che godono il merito delle opere buone, i santi fondatori, no? San Domenico, San Francesco, San Benedetto, Sant'Agostino stesso e poi via via tanti fondatori e tante anime meravigliose nei giorni nostri. Basta ricordare Teresa di Calcutta, beata, santa. Il Papa si inchinò a lei quando incontrò Lucia di Fatima e così via. La Chiesa è ricca di queste meravigliose piante dello Spirito Santo, le piante di Cristo, le piante dello Spirito, e producono frutti. Il mondo li vede. Quando dissero al presidente dell'India che doveva cacciare via San Teresa di Calcutta perché era pericolosa, perché poteva indurre la gente a credere in Cristo, poteva obbligare i poveri a fare questo, lui disse: vabbè, io sono d'accordo con voi, però mi dovete trovare una persona che sostituisca questa donna. Se me la trovate, la mandiamo via. Finì lì. Non era possibile trovare tra gli indù, tra i pagani, tra i musulmani dello Stato una persona come Teresa. E pensate, gli hanno fatto i funerali di Stato, come se fosse un membro che ha governato, certo, ha salvato, educato, redento migliaia e migliaia di poveri e di malati. Questa è l'opera della Chiesa. Vedete San Giovanni Bosco, un periodo di povertà, di litigi politici che distruggevano tutto e tutti, esce questo uomo di Dio che incomincia a raccogliere giovani, giovani. Il primo giorno che si presentò con un ragazzo raccolto dalla strada, quindi vita, si sa qual è, e disse: vuoi venire con me? Disse San Giovanni Bosco. E questa ha risposto: ma dove vai tu? Io vado a celebrare la messa, vado in chiesa. Beh, io non ci vado mai in chiesa. Ma la messa, e che è la messa? E vieni, ti faccio vedere. Quando si presentò nella parrocchia per celebrare la messa, il parroco disse: e questo qua dove l'hai preso? Chi è questo che porta appresso? Ah, questo è un amico mio, questo è un amico mio. Il parroco lo voleva mandare via, dice: ma allora non ti faccio celebrare la messa se porta appresso gente di questo tipo.
E poi si calmò, insomma, celebrò la messa, questo ragazzo ha assistito, poi si è affezionato, poi è diventato il suo primo successore. Così i santi prendono le spine, prendono i rovi e ne fanno degli alberi fruttiferi. Gesù dice che non si coglie l'uva dalle spine e non si colgono i fichi dai rovi. Vero, però la grazia di Dio può trasformare anche le pietre, no? In figli di Mosè. Cosa grande l'azione dello Spirito Santo nel mondo. Oggi è la festa di San Guglielmo, questo abate che è vissuto nella povertà, nella penitenza, nella meditazione continua, e ha dato l'esempio a tanti che l'hanno seguito. È viva la Chiesa, sono tanti i frutti della grazia di Dio. Siamo su questa strada. Il Sacro Cuore di Gesù è proprio la fonte della misericordia, dell'amore, della speranza, della pace. Perciò è bello che la Chiesa mediti su queste verità, perché sono le parole di Cristo, quelle che noi ogni giorno qui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di far diventare parte della nostra vita. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché vivendo fedelmente il comandamento dell'amore, manifesti al mondo la bellezza del messaggio evangelico e la gioia di cui è sorgente, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Padre Guglielmo, direttore spirituale dell'OFS e dei gruppi di preghiera, perché docile all'azione della grazia possa continuare ad essere guida illuminata e padre amorevole per tutti coloro che si rivolgono a lui, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il cuore di Gesù, forza d'amore, dona al sacerdote nella celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, vero centro della sua vita e del suo ministero, l'energia spirituale necessaria per affrontare i diversi compiti pastorali, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sacro Cuore di Gesù, fonte di vita e di speranza, noi ti amiamo. Sacro Cuore di Gesù, fonte di vita e di speranza, noi ti amiamo. Canto numero